Eccoci tornati con la seconda parte di questo progetto. Stavolta andiamo a vedere la carrozzeria. Volete sapere come sono arrivato da questo a questo? Che non vi faccio vedere perché sennò vi spoilerò tutto. Guardatevi il video. Questa è la scocca della nostra macchina. La prima cosa da fare è tagliare tutto. Credevo si potesse fare col taglierino, e invece no, perché è durissimo l'Hexon. Quindi userò le uniche forbici che ho qua a casa a Roma. Che situazione. Che sono queste. In realtà non dovrebbe essere difficilissimo. Più che altro perché ci sono tutti i segni. Quindi vabbè, cominciamo con il buco per le gomme. Mi tengo più largo del segno ufficiale, poi lo vado a rifinire dopo. La vedo dura. Vabbè, dai, no, ci sta. Vieni abbastanza semplice. L'importante è poi passarci la carta vetrata. Ok, intanto mi tolgo il grosso così. Allora, questo è il paracolti vero, quindi stiamo un pochino più attenti. Ok, qua vado un pochino più vicino alla linea guida. Le curve sono un po' toste da fare. Che ansia, ragazzi. Mannaggia. Ah, più che altro che costa 45 euro. Non è proprio economicissima. Poi col trasparente non è che si veda proprio benissimo. La linea più o meno c'è. Poi sono uno super preciso, quindi mi darebbe troppo fastidio fare danni. Ci sta. Poi il problema è quando dovremo andare a tagliare qua dentro, perché questa roba va tagliata in modo che da dietro posso mettere l'intercooler. Io sto facendo questo lavoro così per terra perché non mi va di allestire tutto. Perdonatemi. Andiamo col paraurti posteriore. Che bella. Sto perdendo l'uso del pollice con queste forbicette. Vabbè. Voilà. Potrebbe andare peggio. Provo a tagliare angolini. Che materiale durissimo. Questo è lo stesso materiale con cui si fanno tipo le visiere delle maschere, le visiere dei caschi, gli scudi della polizia. Il policarbonato. Rifiniamo la miniconna qua. Credo di essere arrivato più o meno ad una forma finale. Va solo rifinita con la carta e verniciata. Proviamo ad usare la lima del coltellino svizzero. Vediamo se viene. Bene. Dai, più o meno ci siamo. I passaruote si possono rifinire con una lattina e intorno alla carta vetrata, facendo... Ma adesso la cosa più divertente di questa macchina, ovvero i fari. Perché la 180 SX è una macchina con i fari pop-up, che vuol dire che sono i faretti quelli che si alzano così. Qua ci sono diverse possibilità. Questa è la parte superiore dei fari. Questi sono fari completamente aperti e questi sono fari sleepy, che vuol dire che sono quelli che rimangono leggermente così. Al momento sono indeciso su cosa mettere. Li taglierò tutti e farò un po' di prove. C'è anche la targa qua. Questo è un riquadro per... Tagliamo intanto quelli completamente aperti. Okay. Ok, questo è il primo faretto dietro al quale in realtà andrà una parabola con l'adesivo, ma soprattutto dietro ci andrà l'impianto a LED, che poi farò con calma, e quindi si accenderanno anche. Ci sono anche i fari che si tirano su, solo che vabbè, mi sembra eccessivo. Ecco il faretto. È aperto, mi piacciono un sacco. Magari uno aperto e uno chiuso. All'interno della scatola troviamo anche tutti gli adesivi, che però non sono pretagliati ma vanno tagliati piano piano col taglierino. Oltre agli adesivi ci sono questi, che sono adesivi pretagliati ma vanno messi dall'altra parte, quindi la parte interna della macchina, in modo che poi verniciando e staccandoli rimane trasparente. Ci sono però, vediamo se li trovo, dov'è l'argento? Questi d'argento si mettono dietro i fari per farli brillare, quindi andiamo a fare... Questa cosa, aiuto. Faro, che poi sarà verniciato. Ah! Allora. E voi direte, Franz, ma perché non stai sul tavolo con le luci? Non me va proprio. Cioè, non mi va che anche questa diventi una roba che sono costretto a fare e che non mi fa rilassare. Cioè, questa è una roba per rilassarmi, quindi rilassiamoci. Ci ho messo un botto. Però adesso è tutto precisissimo. Ora con il cutter, con questo bisturi, sto andando a praticare un'apertura anteriore, perché poi da dietro ci metterò l'intercooler. Ma è molto difficile perché l'Hexon è molto duro e non posso affondare troppo con questo, quindi faccio tante volte lo stesso. Eccolo, affondato. Pazienza, ci vuole pazienza. Precisio. Ne, meraviglia. Sono fortissimo. Adesso lo pulisco un po', sempre utilizzando il cutter. Va carteggiato anche questo e poi ci siamo.
Comunque, la tecnica per tagliare il Lexan nella zona del frontale dove andrà l'intercooler, se ci volete mettere griglio, quello che vi pare, è andare con il bisturi piano piano prima a segnare una traccia e ripassare in continuazione finché poi non si buca. Vanno rifiniti i bordi, però diciamo che ci siamo. Al momento sto lavorando sui fanali. Questo l'ho mascherato perché andrà verniciato di nero. Internamente ci ho messo due pezzi di scotch biadesivo perché poi ci andrò a montare la parabola. Tutti gli adesivi ovviamente sono qua. Dopodiché andremo a mettere sopra questo qua, che è la parte verniciata del faro. L'unica cosa è che non so se mettere i fari sleepy o i fari aperti. A me piace anche molto uno sì e uno no. Oh, mi sono aperto un dito. Cacchio. Sì, ho le dita piene di tagli. Vabbè, questo spero sia l'ultimo. Ho appena fatto un tentativo di verniciatura e devo dire che ci sta. Ho anche tagliato, mi sono anche tagliato il dito. Chiaramente questo affare, insomma, è un'arma. E devo dire che è venuto bene. Adesso devo verniciare proprio la macchina grande. Questa era una prova, insomma. È venuto bene, posso procedere. Adesso sto facendo una cosa un po' particolare. La macchina sopra ha una copertura, una pellicola che si toglie. Visto che io voglio verniciare di nero questi bordi, ad esempio questo interno qua, il montante, la parte sopra del vetro, questa parte dietro, taglierò la pellicola in queste zone, track, e vernicerò da sopra, mentre il resto della carrozzeria lo vernicio da sotto. Ci sono pure gli adesivi in dotazione del vetro, ma non mi piace, lo voglio lasciare trasparente, al massimo ci metto una pellicola per oscurare i vetri, è figo. Però qua bisogna stare proprio attenti perché è una roba di super precisione. Totalmente a mano libera qua, questa è proprio l'arte. Dopodiché alziamo qua, viene via il montante. La macchina è pronta per la verniciatura, però prima va lavata e sgrassata. Quindi gli diamo una pulita con uno straccio con l'alcol. Asciugatina, sgrassatina. Comunque l'abbiamo toccata, grasso delle mani, il sudore della fronte. Poi cominciamo a verniciare, non so dove, ma mo capiamo. Vediamo se riusciamo a fare tutto con un cartone dentro casa. Non fatelo dentro casa voi. Finestra aperte. Sì, ok, il fumo va fuori, però rimane pure dentro. No, sconsigliato. Capiamo come procedere. Mi pare che entra. Madonna come puzza. Ok. Dato che ho comprato questi, che costano 14 euro insieme a quelli davanti, ma quelli davanti non li metterò, voglio vedere come ci stanno. Lo so che avrei dovuto farla dopo questa cosa, però voglio vedere come ci stanno. Così. Fighi. Ho trovato il Dremel in cantina. E quindi posso procedere con cosa? Che posso fare? Vediamo. Teoricamente dovrei sagomare questi fari, perché non sono esattamente per questa macchina. Non so, posso provare a... Non posso tagliare, non posso... Puzza del bruciato. Forse ci siamo riusciti. Sì, diciamo che sono pieno di plastica addosso, però... Ok, diamo una pulita. A funzionare funziona questa tecnica. Lo so, questa cosa non andrebbe fatta, perché bisogna finire di verniciarla, specialmente la parte esterna, quindi dovrò rimascherare tutto, però la sensazione di togliere le pellicole. Ah, che bello. Solo il paraurti. Che meraviglia. Quanto è bella! In realtà sto facendo tutto questo per poterci mettere questo qua. Voglio fare al volo sti fanali neri, se no non li farò mai più. Una cosa proprio velocissima. Ecco. Vabbè. Voi fatelo fuori casa, pure se è poco poco, fuori casa. Torniamo alla scocca a questo punto. Questi sono i fari aperti e devo dire che mi piacciono molto. Ma adesso, visto che dobbiamo andare a verniciare la parte nera della carrozzeria, quindi tutti i montanti, visto che non mi fido, mi vado comunque a fare i bordini con lo scotch carta. Voilà.
Dai, raga, stasera l'alternativa era Mario Giordano, eh. Quindi metto questo telo per terra, così posso spruzzare la vernice e intossicarmi. Prima mano andata. Adesso la scartiamo. Ragazzi, dovremmo esserci. Io comincio a togliere le mascherature. C'ho un po' di colla, ma la colla poi va via. Adesso è il momento della verità. La pellicola esterna, siete pronti? Mamma mia, è venuto perfetto. Venuto perfetto. Tetto. Mamma mia, perfetta. Piano piano, delicati. Sono strasoddisfatto. Cominciamo con gli accessori. Ala, specchietto con lo specchio. I tergi cristalli. Quindi poi dovrò andare. Mi spiace, non sono in grado di fornirti informazioni sulla funzionalità tergi cristalli per la tua auto. Ma perché? Ma come fa a parlare da sola? Perché parte da sola? Io non capisco. Colla a caldo. Ok. Palpebrina. Andiamo a fare i buchini per lo spoiler. Posizioniamo. Buchino fatto. Mettiamo questo dalla parte interna. Questa è proprio pellicola per wrap. E voilà, ho wrappato anche questa parte qua. A questo punto procederei col montaggio dello scarico. Questo qua dietro. Montaggio calamite sulla scocca. Ok. Funge alla grande. Tutti i cablaggi e le saldature per i led. Ovviamente sono luci fisse, perché non c'è ancora collegata nessuna centralina, è collegato direttamente alla batteria. Però è molto figo. Intanto io con la pellicola da wrap, pellicola per auto, ho wrappato il tetto. Ho pensato ora che posso utilizzare la carta argentata che dovrebbe andare dietro i fari, che non ho utilizzato, per fare gli specchi degli specchietti, che avevo solo fatto argento. Taglio col cutter. Eccolo, direi molto meglio rispetto a questo. Molto figo. E poi mi sono fatto a mano tutte le fughe. Ho fatto una micro striscetta. Potrebbe funzionare questa cosa. Allora, qua non ci va, le metterò intanto qua sul cofano. Guardate cosa intendo. Intendo questi bordini. Ho cercato di fare un quadratino smussando gli angoli, perché voglio metterlo sulla cerniera della porta. Direi perfetto. Per fare la targa invece ho stampato delle targhe giapponesi a caso che ho trovato. La targhetta che ho ritagliato l'ho piegata perché volevo darle un senso di realismo. Dopodiché con la colla vinilica l'ho appiccicata dietro, l'ho immersa nella colla vinilica. Adesso vediamo che succede. Ok, i magneti attaccati con lo scotch non reggono per niente, quindi devo trovare un altro metodo. L'intercooler è stato messo da dietro con la colla a caldo. È stato messo intercooler da dietro. E questo, signore, è il risultato finale. Mi è piaciuto? Spero
vi sia piaciuta la macchinina. Io mi sono divertito tantissimo a farla e comprerò subito un'altra nuova scocca. Comprerò la AE86 Levin e stavolta metterò ancora più cura nel dettaglio. Ci sono delle cose che non mi fanno impazzire di questa, tipo devo mettere assolutamente una pellicola oscurante ai vetri, devo mettere una pellicola oscurante anche ai fari posteriori perché così cromati non mi piacciono, solo che non ho avuto tempo, non ho avuto modo. Appena riapre tutto mi fiondo al negozio di modellismo e mi compro le cose che mi mancano. Alza la polvere che c'era in garage, tutta sporca. Spero comunque possa esservi piaciuta sia la macchina sia questo mini progetto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, lasciatemi un commento, fatemi vedere che vi è piaciuto. Continuerò a parlare di modellismo molto probabilmente, non so se su questo canale. Ho visto che il primo video vi è piaciuto parecchio, ma parecchio parecchio. Se non l'avete visto andatevelo a vedere. Quindi se vi piace questo mondo quasi quasi approfondisco, ma sicuramente ne parlerò su Instagram. Quindi venitemi a seguire su Instagram il signor Franz, perché metto sempre un sacco di storie di macchine, di modellini, di cose, metto tutto su Instagram. È una grande raccolta di passioni. Noi ci vediamo prossimamente, ragazzi. Un caro saluto da me e dalla mia 180SX. Wow!